RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Cominciamo con la prima mostra Romani, andatela a vedere perché chiude domani, ma oggi viene presentato il documentario che accompagna questa mostra e che spero prestissimo vedremo in tutta Italia. Si parla del re dei paparazzi, Rino Barillari. È una figura che ha segnato tutta la storia della seconda parte del Novecento e di questi anni 2000, e ne parliamo con uno dei curatori della mostra e degli autori del documentario, Giancarlo Scarchilli. Eccoci qua. Allora, un pezzo di storia italiana. Il titolo è The King of Paparazzi. L'abbiamo concepito insieme con Massimo Spano, che è coautore con me sia del libro, poi l'ideazione della mostra e anche del film che abbiamo realizzato. All'inizio deve essere un film. Massimo è andato all'Istituto Luce, ha parlato del progetto a Roberto Ciccutto, che ha creduto all'operazione, e partendo dal film, mano a mano che vedevamo le foto, ci siamo resi conto che in realtà non c'era soltanto il più grande paparazzo del mondo, come lo ha definito Federico Fellini, ma c'era realmente la storia del nostro paese. Infatti il titolo del film è The King of Paparazzi, la vera storia, con la S maiuscola, perché non è più soltanto la sua storia personale, ma quella un po' di Roma e, come ho detto, un po' dell'Italia. È stato un lungo lavoro, sono stati 20 mesi, perché abbiamo trovato qualcosa come 400.000 foto da visionare, per scegliere da portare al montaggio, i cinegiornali del Luce, e a quel punto abbiamo poi coinvolto una serie di personalità che potevano essere testimoni significativi di quello che Rino aveva istintivamente, con i suoi scatti frenetici, raccontato quasi senza rendersene conto, perché lui poi lo dice: io fino al 68 ho fatto le foto che i giornali mi chiedevano sulla mondanità. Essendo all'epoca lui molto giovane, a un certo punto ha cominciato a fare anche gli scatti che lui sentiva necessari, i movimenti studenteschi, l'occupazione delle case popolari a San Basilio, via via con tutti poi i fatti di cronaca che sono poi susseguiti, dove le cose più importanti sono il rapimento di Polghetti, che fu lui a ritrovare le foto e la lettera dei rapitori, perché hanno telefonato al giornale e mandarono lui a ritirare questo materiale, per non parlare poi di uno dei fatti proprio più violenti, che si può dire che c'è un prima e un dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro in Italia. Potentissime sono le foto che lui ha fatto anche sull'assalto sempre delle Brigate Rosse alla sede della DC. È veramente un viaggio attraverso la storia del nostro paese. Sperando poi che questa mostra possa girare l'Italia, perché davvero sono delle testimonianze di storia italiana, c'è anche da dire che comunque c'è il cinema, c'è la dolce vita, ci sono quegli anni irripetibili, perché Barillari arrivò a Roma nel 59 a 15 anni, quindi con lo sguardo di un ragazzo che si trova in un mondo meraviglioso. È bellissimo quando lui racconta che arriva a Roma e i primi tempi in realtà ha dormito dove capitava, a volte alla stazione, a volte ha dormito a Villa Borghese. Poi ha avuto la fortuna che un ragazzo gli ha detto: no, guarda che a via del Governo Vecchio c'è un alloggio. L'alloggio esisteva, ma erano 3 soli letti per 6 persone, quindi dovevano fare i turni a dormire. Chi lavorava la notte dormiva il giorno e chi lavorava il giorno dormiva la notte. Quindi c'è questo racconto meraviglioso, quando inizia con i fotografi scattini, lui va a Piazza Fontana di Trevi e aiuta gli scattini, erano dei fotografi che facevano per 3 ore a turno a fare le foto ai turisti per poi la sera recapitarglieli in albergo e ritirare i soldi. Lui ha cominciato a scansare la gente, osservava come facevano loro, fino a che dopo 2 o 3 mesi uno di loro ha un problema quel giorno, dice: tiè, prendi la macchinetta, falle te le foto. E lì ha cominciato a fare queste foto con i primi soldi guadagnati, poi si è comprato la prima macchina fotografica. Essendo giovanissimo si è accodato ai primi paparazzi importanti, tipo Alexis, Geppetti e tutti gli altri, diciamo, paparazzi più grandi di lui e conosciuti di lui in quel momento. E lui dice una battuta molto carina nel film: mi faceva vedere un po' stupido, un po' tonto, come uno caduto dal seggiolone, perché così non pensavo che gli rubassi il mestiere. E quindi questo suo modo di fare, poi, che l'ha portato, perché era molto arguto, infatti anche quando poi racconta ha cominciato a fare il paparazzo, dice: la mia tecnica era che prima scattavo e poi chiedevo. E se uno ci pensa, uno prima deve scattare e poi chiedere. Poi la cosa bella è che ci sono dentro Walter Veltroni, c'è Giuseppe Tornatore, c'è Carlo Verdone, Giancarlo De Cataldo, Lucherini, Anderman, il giudice Marini, che all'epoca dei processi al Brigate Rosse e anche all'attentato del Papa
era coinvolto in prima persona, anche lui fa dei racconti di quell'epoca meravigliosi all'interno del film. Quindi ci sono tante personalità che rendono questo film veramente un documento raro per raccontare l'Italia dalla fine degli anni 50 ai giorni nostri. E con Massimo Spano, con cui abbiamo fatto insieme questo lavoro, ci siamo spesso detti: che meraviglia, perché stiamo scoprendo e recuperando una memoria che è importante portare avanti, perché se non c'è memoria un paese non va avanti. E Rino Barilari è veramente la memoria del nostro paese. Una foto per tutti, cioè vedere un'attrice seduta a un tavolino di Via Veneto con l'autista in livrea e un ghepardo al guinzaglio ci fa subito capire che epoca che era quella. Grazie a Giancarlo Scarchilli, aspettiamo allora il documentario in sala, prestissimo. Grazie a voi e Radio 24. Pizza, Ferrari, paparazzo.